Amiche e amici, oggi parliamo di arte con il professor Vincenzo Centorame, presidente della Fondazione Michetti, dell'omonimo premio prestigiosissimo. Professor Centorame, come stai innanzitutto? Ben ritrovato qui negli studi TVQ. Siamo alla vigilia dell'inaugurazione della 67esima edizione, che corrisponde al nostro 70esimo anno di vita. Ecco, quindi una Quindi data è una data importante. importante, un premio molto prestigioso che va avanti nonostante le difficoltà economiche e potremmo dire anche un po' la scorrettezza di alcuni enti che non lo hanno supportato a dovere, nonostante i suoi sforzi, gli sforzi dei curatori e del suo staff. Perché non c'è mai abbastanza attenzione nei confronti di questo premio, soprattutto dell'arte contemporanea in genere? L'Italia custodisce dei tesori non solo di arte classica, ma anche di arte contemporanea, nel caso del Michetti, che però sono stati messi un po' da parte. Per quale motivo? Noi vediamo adesso le immagini della passata edizione. Qual è il motivo di questa disaffezione, di questa scorrettezza un po' sistematica per quello che riguarda il finanziamento e il controllo di gestione dell'ente? Io penso che i motivi siano molti ed è inutile alla vigilia dell'inaugurazione di parlare delle cose che non vanno, perché sono davanti agli occhi di tutti. Io È un peccato, parlerei insomma, è un peccato. soprattutto di che cosa stiamo facendo, perché stiamo dando vita all'ennesima edizione, Nonostante i problemi economici nonostante i annosi. problemi che tutti conoscono, perché sono stati resi pubblici, non da noi, ma stiamo parlando di un'edizione straordinaria, un'edizione complessa curata per la parte del concorso dal professor Caramel, che si chiama Oltre nel cosmo, l'incognito degli universi, dello spazio-tempo, della contemporaneità. Quindi Ecco, il professor Carabelle in conferenza stampa ha spiegato, come anche ha ribadito nella intervista che ha rilasciato ai nostri microfoni, ha ribadito come si possa parlare quasi di arte quantica, insomma, come l'arte contemporanea si apra un po' a questi nuovi mondi. è veramente tutta incentrata sulla contemporaneità. Quindi gli artisti, che sono per la maggior parte artisti del nord Italia e anche stranieri, nel ribadire la vocazione non provinciale del premio Michetti, si occuperanno di cose molto inedite, quindi saranno del tutto immersi nella contemporaneità, così come è immerso nella contemporaneità un omaggio particolare che noi facciamo, di cui poi parlerà magari Ecco, poi avremo con noi la curatrice la Silvia curatrice Moretta di questo grande omaggio a Silvia Franco Moretta, Summa. che insieme a un grande personaggio della storia dell'arte italiana, uno studioso come sappiamo bene, è stato per molti versi riconosciuto da tutti, Enrico Crispolti, ha messo in evidenza l'importanza della figura di Franco Summa, che è una figura riconosciuta da tutti e che ha animato alcune edizioni memorabili e indimenticabili della Biennale di Venezia, che avrà dei suoi rappresentanti per l'ennesima volta all'edizione del premio Michetti. Poi facciamo altre cose. Non bastava tutto questo, perché non ci siamo dimenticati di un personaggio straordinario, che è l'archeologo di Palmira, Khaled al-Assad, il quale sarà commemorato da Paolo Mattie. Quindi siamo a massimi livelli. Arriverà molta gente da varie parti d'Italia per sentire Mattie, per rendere omaggio alla figura di Assad. Ecco, Per Assad, di più. ricordiamolo, è stato trucidato dall'ISIS perché non voleva piegarsi alla barbara logica, della distruzione sistematica di Palmira e dei suoi tesori, ma soprattutto alla compravendita e al mercato nero dell'arte che, come sappiamo bene, dai tempi della guerra in Iraq è diventato, un grande business non solo per l'ISIS, ma anche per la criminalità, comune. E quindi lui non si è prestato a questo gioco e ha pagato con la vita. Ricordiamo rapidamente la vicenda, poi Palmira è stata, riconquistata. E poi ha messo un po' di autocelebrazione da parte del Cremlino con un bel concerto ambientato appunto a Assad Palmira. E è proprio un martire della cultura, che aveva molti amici in Italia. Verranno anche
degli archeologi che hanno lavorato con lui proprio in Siria, proprio a Palmira. Quindi è una cosa importante, così come è importante a un livello diverso anche una mostra del restauro delle opere della Fondazione che farà l'Accademia dell'Aquila. Anche l'anno scorso noi abbiamo seguito questo magnifico lavoro fatto dai ragazzi, e veramente un lavoro certosino, meraviglioso, formativo, di grande valore didattico. È molto più difficile occuparsi del restauro delle opere di arte contemporanea che dell'arte classica. Quindi questo serve, in qualche modo ci siamo occupati di una cosa che non ci riguarda direttamente, ma che è molto utile per i giovani che possono avere, come dire, delle chance di lavoro importanti. Quindi è il quarto anno che lo facciamo insieme all'Accademia, quindi speriamo che la cosa continui e che per l'Abruzzo i giovani bravi possano avere delle opportunità di lavoro qualificato. Presidente Professor Centorame, lei è stato messo un po' alle strette, una situazione molto complessa alla quale abbiamo accennato senza andare poi nei dettagli che poi la stampa ha ampiamente divulgato. Lei resterà alla guida del Premio Michetti nonostante questo chiglieraggio politico e istituzionale? No, questo è il mio ultimo anno, penso che il mio tempo giustamente sia finito, che ci vogliono persone più giovani con idee nuove, con idee brillanti. Io dopo 15 anni di volontariato devo pensare anche alle necessità della mia famiglia, quindi se il nodo economico, dicevamo, è ancora un po' difficile da sciogliere, il nodo ritornerò economico della Fondazione. A fare quello che bisogna fare, quindi è il mio ultimo anno. Lascia con rimpianto dopo tutto lo sforzo che ha fatto? Lascio con un po' di amarezza, ma non per quello che ho fatto, per quello che non ho avuto il tempo di fare. È stato anche aiutato da molte persone che hanno prestato la loro opera in modo impeccabile. Perché si è creato un nucleo di persone qualificate. Vediamo il segretario generale, ricordiamo. Un nucleo di persone qualificate che hanno una grande esperienza nel campo dell'arte. D'Argento, tutto il suo staff, la segreteria che gli aveva sempre dato una mano. Lei è anche un esperto di politica ed economia internazionale. Come vede la posizione dell'ISIS nei confronti dell'Europa? La crisi turca, stiamo vivendo un periodo molto complesso. Anche l'arte contemporanea si interroga un po' sul ruolo dell'Occidente e il conflitto con l'Islam. Qual è la sua posizione? Beh, è un argomento molto complicato. In sintesi, qual è la sua posizione? Cosa, però, come vede la posizione dell'Italia? Due cose si possono dire. Ecco. Che evidentemente viviamo un momento di crisi soprattutto dell'Europa, che è un'Europa debole. Lei l'ha scritto in un libro molto tempo fa. Non esiste dal punto di vista culturale, spirituale, e quindi non poteva che essere destinata a soccombere. E anche è stata individuata come il ventre molle del sistema occidentale internazionale. E del Mediterraneo nella fattispecie, che è appunto una porta aperta. In particolare l'Italia, che si sta facendo carico di cose che vanno oltre le sue possibilità, con un evidente malcontento dell'opinione pubblica che non va troppo per il sottile. Certo, non comprende la missione umanitaria e il ruolo dell'Italia in questo momento. Quindi, insomma, sono argomenti di cui bisogna parlare con molta serietà e con una conoscenza approfondita dei vari temi. Ecco, diciamo che l'Italia sta un po' mancando il suo ruolo come lo sta mancando l'Europa, insomma, in questo momento, molto sinteticamente. Soprattutto la crisi dell'Europa è anche la crisi dell'Italia. Certo, è un po' tutto il sistema Europa che viene messo in discussione. E facciamo un invito allora innanzitutto a dare l'inaugurazione sabato della mostra, poi a visitarla fino a quando resterà aperta. Domani, sempre a ingresso gratuito. Ecco, la mostra resterà aperta, il concorso, fino alla fine d'agosto. Sabato 23 c'è l'inaugurazione. Omaggio a Franco Summa, ancora di più per dare la possibilità anche alle scolaresche di Pescara e dintorni di venirla a visitare. Quindi ci saranno opportunità almeno per un paio di mesi, insomma. Almeno per un paio di mesi. E questo è molto importante, che
Museo Michetti, ricordiamolo, custodisce gratuitamente. Anche gratuitamente le famose tele che forse meriterebbero un attimino di attenzione, le serpi e gli storpi, insomma, tele meravigliose che ci invidiano un pochino tutti. Io ringrazio il professor Centorame e noi abbiamo adesso la possibilità di ascoltare Silvia Moretta che ci parlerà di questo omaggio a Franco Summa. La ringraziamo, le auguriamo, insomma, dopo questa fatica di 15 anni per Michetti, che insomma le diano giusto riconoscimento morale, ovviamente, e istituzionale per lo sforzo fatto da lei e dal suo staff in una situazione così difficile e travagliata, aver preservato e arricchito il patrimonio della Fondazione Michetti anche da quel sottobosco, da quella brutta abitudine italiana che è quella poi di distruggere il patrimonio che si è ereditato. Lei è molto ottimista, io accolgo i suoi auguri. Bene. Grazie professor Centorame e in bocca al lupo per questa edizione dei 70 anni del premio. Grazie. Bene, grazie. L'edizione 2016 del premio Michetti prevede un omaggio al maestro Franco Summa, allora è molto importante parlare del suo lungo e bellissimo percorso d'arte. Cosa vogliamo anticipare a chi verrà al premio Michetti a vedere le sue opere? Dunque, ho fatto una selezione molto accurata e stretta delle mie opere che appunto si sviluppano ormai quasi 50 anni, volendo in qualche modo indicare la intensità di pensiero e filosofico che la mia arte ha sempre perseguito. Io ho cercato di portare l'arte fuori dai luoghi istituzionale per dialogare direttamente con il sociale, soprattutto il sociale urbano, e quindi incontrare le persone, delle abitanti della città, con capacità di condurle a recepire nuove forme d'arte che però non si presentassero ermetiche. Quindi nel tempo diciamo che ho avuto diversi risultati. A Pescara ho fatto l'Histoire d'eau, che era quel cerchio giallo che insisteva sulla Pescara Vecchia, qui sulla via delle Caserme, fino a nel 77 l'opera Un arcobaleno dipinto sul mare, dove sono intervenuti dei grandi personaggi quali Alessandro Mendini, designer, Pierre Restané, critico d'arte di Parigi, e tanti altri. C'erano 24 operatori che realizzavano su queste tele sul mare la nascita di un arcobaleno culturale, che io faccio ricorso ai colori come elemento di penetrazione di contatto con il sociale. Che il colore non ha bisogno della conoscenza di un codice specifico perché crea emozioni in sé, cioè il rosso eccita, il blu rilassa, e su questi fattori ho impostato delle opere di spessore concettuale, però che si presentavano capaci di conquistare attraverso l'emozione cromatica le persone che si trovano a passare in quel contesto urbano. Ho anche fatto delle opere che si sono mosse, sviluppate all'interno dello spazio domestico, perché ritengo che il paesaggio in cui noi viviamo e ci muoviamo sia il nostro ritratto, cioè la rappresentazione di ciò che siamo come valore, come pensiero, come capacità sociale. Conferenza stampa nella Casa d'Annunzio per l'edizione 2016 del premio Michetti, prestigiosissimo premio, il curatore Luciano Caramel, il critico d'arte. Allora, che cosa c'è per questa edizione? È una edizione un pochino particolare, devo essere breve perché già sono stato un po' lungo e devo tornare qui con i giornalisti. È una mostra difficile e ambiziosa, nel senso che si parte e si arriva sui problemi della fisica quantistica. Quella fisica che sta cambiando completamente il mondo, come c'è stata la grande rivoluzione industriale nell'Ottocento, adesso c'è una rivoluzione molto più forte che è incominciata con l'elettronica e adesso arriva con queste cose che cambiano completamente il mondo.
ho voluto però farla semplice, in modo che da insegnante, come sono stato tutta la vita, e quindi abbiamo affrontato però questi problemi della scienza in rapporto all'arte. Ecco, non per dire come si dipinge o non dipinge, ma addirittura per chiedersi: ha senso la pittura, che vuol dire fare un racconto, ha senso la scultura, o invece dobbiamo creare un qualche cosa, non solamente rappresentare una cosa, fare una cosa. E su questa abbiamo fatto con un gruppo di lavoro e di studio, e con umiltà, nel senso che non siamo all'altezza di questi grandi scienziati, che sono molto importanti, e abbiamo elaborato una mostra dove fondamentale è proprio il rapporto con la scienza. La scienza, la quale ci insegna molte cose, soprattutto certe cose che non si vedono e che si vedranno. Adesso, ultimamente, ci sono state delle novità enormi che potranno cambiare veramente il mondo. Le reazioni sono state molto positive, adesso non dico qua che se non abbiamo neanche detto nulla, ma ho già visto che i collaboratori e poi gli artisti che ho scelto sono stati stimolati da questa cosa, anche se molti, io per primo, non abbiamo capito tutto, proprio perché sono cose che sono in evoluzione, che Einstein magari ha intuito e che oggi saltano fuori. E come preannunciato abbiamo in studio Silvia Moretta, ben trovata. TVQ si è occupata molto spesso delle mostre che hai curato a Giulianova, a Pescara, insomma, ha creato molta curiosità, molto interesse per il lavoro svolto da te, che sei un giovane critico d'arte e curatrice. Adesso approdi al premio Michetti, come spiegava il professor Vincenzo Centorame nella parte precedente di questo speciale, niente di meno che un omaggio a Franco Summa, che è considerato un maestro a tutti gli effetti. E poi, ecco, di Franco Summa va notato a Pescara che è uno dei pochi attenti ai giovani. Ogni volta che un giovane espone, un giovane fa qualcosa, Franco Summa viene pazientemente, paternamente a dare consigli, soprattutto a condividere questa esperienza, cosa rara che di solito i grandi artisti non fanno. Come mai questa, cioè, esistono ancora uomini di questo tipo? Esistono? Questo si ricongiunge un po' a una parte importante della vita di Franco Summa, perché lui è stato anche un insegnante. Quindi è un artista, un grande maestro, che però è molto abituato al contatto con i giovani. Proprio per la sua attività di docente ha lungamente insegnato proprio nel liceo Misticoni di Pescara, poi ha tenuto diversi corsi e seminari anche a scuola di specializzazione di Siena, in diverse università italiane. E quindi diciamo che sicuramente la sua attenzione nei confronti dei giovani ha un po' le radici nella sua attitudine appunto all'insegnamento. E poi devo dire anche che per me è un grande onore, un grande privilegio affiancare un tale maestro in un momento così prestigioso. Ma diciamo, Franco Summa ama molto raccontare la sua arte, quindi credo che sia importante anche che i giovani della nostra città si avvicinino quanto più possibile, soprattutto coloro che poi vogliono intraprendere questo mestiere, insomma l'attività artistica in modo molto serio, si avvicinino proprio a questo grande maestro che abbiamo la fortuna di avere nella nostra città. Che poi è lo spirito di un ragazzino, perché sì, questi colori, questa gioia di vivere che ha sempre trasmesso, sì, attraverso le sue opere, anche molta ironia, come spiegava nell'intervista, ne fanno un personaggio assolutamente contemporaneo. Un personaggio contemporaneo e io dico anche atemporale, come atemporali sono le sue opere. Leggendo diversi testi critici, Franco Summa ha ricevuto l'attenzione già nel 1980 di un critico internazionale famosissimo, che è Franz Popper, che si dedica proprio all'arte cinetica, all'arte partecipata, e questo è un punto molto importante dell'arte di Franco Summa. E Enrico Crispolti, che presenta criticamente la mostra. Il colore di Franco Summa è stato definito da Gillo Dolfres, che è uno dei più importanti critici d'arte ancora viventi. Quindi ha ricevuto un'attenzione da parte della critica non soltanto nazionale ma internazionale già, insomma, molto presto, insomma, con gli esordi, no, negli anni, metà anni 60, poi la presenza appunto nelle Biennali di Venezia che ben conosciamo. Un colore che è stato definito appunto dall'Orfres timbrico, non tonale, squillante, ed è un colore ed è evocatore anche di spiritualità
e di emotività. L'arcobaleno culturale di Summa, tutta la mostra un po' si svolge sotto il cerchio dell'arcobaleno culturale, che è la successione della doppia serie dei 12 colori appunto timbrici di Summa, che dal dei colori appunto che richiamano alla terra, quindi colori caldi, vanno verso in successione la spiritualità, quindi colori freddi. L'arcobaleno culturale è l'archetipo linguistico di Franco Summa, e anche la presenza di questo colore così forte, squillante, vivo, è colui che incide, l'elemento che più di tutti incide nella memoria collettiva. Proprio oggi, parlando di Franco Summa, mi è stato detto: la Porta del Mare di Pescara del 93 non esiste più. Certo, fu un intervento, fu uno stimolo. Ma sulla memoria collettiva ha inciso più che un monumento, per esempio, che è ancora presente a Pescara, come la fontana in Piazza San Francesco. Io credo che il motivo di ciò sia proprio nel fattore dominante del colore, che va, che andava... Ecco, non la formula che poi ricordava già un'opera simile in Turchia, ne esistono tante nel Mediterraneo di porte, è chiaro, perché insomma è legato al Mediterraneo, certo, ma soprattutto a una cultura classica di altissimo livello alla quale si aggancia, alla quale si ispira in modo molto concreto. Ecco, come dicevi tu, invece l'intervento sul colore fu quello che colpì positivamente la popolazione, che ammirava questa energia che sprigionava da questa porta. Sì, perché proprio questo colore appunto timbrico, così emotivo, che è carico di significanti. C'è per esempio la segnalettica spirituale, che sarà presente in mostra, dove proprio ci sono questi elementi, no? Le forme che sono identiche, ma cambia il colore. Cambiando il colore cambia anche la percezione della forma stessa. E questa è un po' la lezione di Franco Summa, che poi si dispiacque un po' perché il suo progetto della Porta del Mare non venne poi accolto, nonostante positivissime critiche a livello internazionale. Mi sembra ricordato. Nonostante, credo che molti pescaresi vorrebbero ancora la Porta del Mare. L'avrebbe assolutamente voluta, perché dava un segno, ecco, una città un po' grigia, diciamo. Una città grigia, una città in continua ricerca di una definizione. L'occasione mancata, diciamoci la verità, fu un'occasione mancata. Un'occasione... Però c'è stata, ecco, questo è importante dire, le installazioni di Franco Summa non sono sempre permanenti, sono installazioni che però sono partecipate, agiscono nella collettività, a volte in senso molto concreto. Pensiamo ad architettura, quella catasta enorme di mattoni colorati dalla gente, colorati dai cittadini, quindi un'azione partecipata, esatto. Quindi anche il cittadino che diventa consapevole facendo un'azione, no, artistica, e che vennero proprio portati, no? E a questa azione collettiva partecipò un numero incredibile della nostra cittadinanza, e molti giovani si ricordano ancora appunto di questo intervento, che appunto non esiste più, ma che rimane nella nostra memoria collettiva e che sarà ricordato in mostra, perché al di sotto di due tele ci sarà proprio un piccolo segno visivo, no? Dei mattoni di questa esperienza, di questa partecipazione. Che sì, appunto, ripeto, Franco Summa è un artista che è stato abbastanza assimilato, insomma, è stato un po' anche a Pescara, è stato, al contrario di quello che si possa pensare, non è distaccato dalla sua città, ma è stato abbastanza integrato e capito, più di altri artisti. Sì, diciamo che la città, la mostra è una grande installazione, ecco, è un po', se mi posso permettere, girando intorno alle sale, nelle sale mi viene da immaginare come sarebbe stata veramente la città se Summa fosse stato lasciato libero di intervenire concretamente. Di vincere il grigiore cronico sì, delle città moderne. Sì, perché poi lui è anche molto rispettoso della storia, dell'antropologia, di tutte le fasi, cioè i suoi interventi non vanno a togliere, anzi, il contrario, dà proprio un'alternativa estetica, un'alternativa di bellezza, appunto un'alternativa di colore. E voglio ricordare per l'allestimento la collaborazione dell'artista Mariano Moroni. Ecco, Moroni, di cui ci siamo occupati lungamente, anche con Socio Entonami ha seguito un percorso di Mariano Moroni, artista riconosciuto con tanti premi internazionali, anche lui è stato
a Francavilla al Mare, al Museo Michetti, una bellissima installazione. Collabora perché appunto anche lui ha dato un contributo, ricordiamo il suo famoso, la sua famosa opera drammatica dedicata al terremoto dell'Aquila. Sì, l'abbiamo, un'esperienza anche recente per me, l'abbiamo esposta per tutto il mese di maggio, dal 30 aprile al 30 di maggio, in un luogo diciamo molto interessante che è Santo Stefano di Sessania, che ha accolto quest'opera e che nel suo studio di solito a Nereto, poi è stata pubblico, spostata. È stata un'opera, devo dire, che di grande impatto emotivo. Sì, di grande impatto emotivo. Ecco, allora io ringrazio Silvia Moretta, ti ringrazio per questa tua spiegazione. Posso ricordare, vogliamo ricordare che anche in mostra sarà presente un volume, c'è il libro Arte Urbana, insomma. Sì, che è l'ultimo libro d'autore di Franco Summa. Franco Summa è anche il teorico dell'arte urbana. Ecco, è importante conoscerlo. Lui sarà anche presente durante la inaugurazione. Però credo che è una occasione davvero straordinaria. Ecco, visitare, lo prendo, te lo do un attimo, lo faccio vedere. Arte Urbana è un volume coloratissimo, come si vede dalla copertina e anche dalle foto che noi abbiamo proposto, una estrema sintesi di copertina, foto. Copertina, peraltro, proprio ripropone una foto di architettura dell'80 con Adina Riga, che è l'architetto e compagna anche di vita di Franco Summa, che ha condiviso questo percorso molto bello e molto colorato. Grazie ancora a Silvia Moretta, in bocca al lupo anche a te per le tue tante iniziative, ovviamente congratulazioni per questo approdo significativo al premio Michetti, alla sua 67esima edizione. Grazie a tutti. Grazie. Questa è una mia opera, fa parte di una serie realizzata nel 1969 intitolata Poema Segreto. L'oggetto è un barattolo per conserve alimentari in latta stagnata. Sulla base si trova stampigliata a rilievo la scritta Made in Italy. Potrebbe far pensare a un oggetto trovato di duchampiana memoria. Forse in qualche modo vi allude, ma va in altra direzione. Gioca sulla definizione filosofica dell'opera d'arte come forma e come contenuto e apre al coinvolgimento partecipativo. La superficie del barattolo è stata dipinta con un colore segnaletico, un rosso luminescente dinamizzato da punti e linee. Se l'oggetto viene agitato si sente un suono variabile. È provocato da una pallina da ping pong chiusa all'interno. Negli anni in cui ho realizzato questa opera, il ping pong era divenuto simbolo della distensione tra Cina e America. La realizzazione dell'opera è avvenuta nel tempo. Dapprima ho scritto con penna a china rapidograph pensieri, versi, sentimenti su palline da ping pong. Poi ho sigillato ermeticamente ciascuna pallina in un barattolo, che quindi ho dipinto. L'oggetto, dunque, si presenta qualificato nelle dimensioni di forma, contenuto, colore, come appunto avviene nelle opere d'arte. Ma in questo caso il contenuto non si rivela nella forma dell'opera. È celato al suo interno. C'è una sola possibilità per conoscerlo, con un'apriscatola, distruggendo di fatto l'opera. È una scelta possibile ma problematica. In alternativa si può agitare il poema segreto e dedurre dal suono significati e profezie.